base tua, poi me lo gestisco. E sì, aspetta che sono su Windows, che ho fatto partire la live. Cos'è i post Se FX? parte. Sì. Sì. No, è a 1080. 1080, 60 fps. No, non è vero, sei stupido. Vabbè, chi se ne frega. Ok, allora, effetto. Tra l'altro hanno... mi chiamavo Restorator. Hanno messo la modalità streamer, che ti nasconde nome, server, eccetera, ma non è attivabile. No, devi fare la richiesta, tipo. Sì, ma al momento non si può. C'è scritto, bisogna fare la richiesta a mano e fra un po' vi diciamo come farla. Ah, ok, buono. Prossimo wipe. Va bene, ok. Cioè, non che me ne frega un cazzo, ma per Dio. Però, cioè, non... possiamo solo ridere la cosa. Comunque apri nel menu quell'impostazione lì, che così le copio mentre tu fai le tue robe. Che ti vedo tramite la stream. Ah, ma l'ho fatto, adesso torno dentro. Tanto qua chiù. Ah, devo prendere il cellulare. Aspetta, allora, te l'apro un attimo, poi prendo il cellulare e arrivo. Sì. Questa roba. La facciamo così. Cioè, non c'è un posto per questo. Madonna mia, quanto cazzo occupi fucile di merda. Così. Servirà. Ok, allora, ti apro qua per recuperare il cellulare, arrivo subito. Ah, è per Madonna che non andava a prendere il cellulare. Dai, che figata. Visto si è bagnato. Eh? Niente, niente. Allora, adesso in pratica tu, da scav, se aiuti i boss, gli scav boss a uccidere i player, o comunque i loro nemici, ottieni reputazione da fans. Sì, ma cosa vuol dire i loro amici? È quello che gira i maroni. Non lo so, c'è scritto Now players can lose reputation. Vabbè, lose, no, aspetta. Ah, ok, and gain it. La guadagna aiutando scav e scav boss a uccidere i loro nemici. Secondo me è i PMC. Fabio! Fabio! Sono qua, ciao, ciao John, ciao Gabbo, ciao Albi. Siamo qua. Aspetta che scorreggio. Oh, si è sentita! Madonna, Ho si è sentita. Perfetto. visto il microfono che si è attivato. Oddio. Cazzo, questi sono gli obiettivi della vita. Capito. Questo è proprio un lamento dal culo. Sì, Comunque ho fatto, se puoi toglierla. devo un attimo. Dio, va, devi un attimo non usarla. No, no, vabbè, anche se non voglio, purtroppo capita, quindi. Subito. Siete fortunati che non ho ancora trovato il modo per far passare gli odori tramite internet, voilà. Se no, C'era una più. questa non ve la schivavate. Ah, comunque io sono pronto. Sì, sistemo un attimo qua. Mi porto via 2 rubli, non si sa mai. Beh, sì, ci sto, dai. Perché abbiamo visto che uscire dalla macchina potrebbe essere che ti dia tipo 0,25 di reputazione con fans. Sì, te la dà, stavo leggendo le pagine che Però ti è dà. tanta. Cioè, Sì, è tanto. 0,25 è veramente tanta. Quindi, boh. Cioè, perché io secondo me oggi ero a 0 e adesso ho 0,25. L'unica cosa che ho fatto è stata prendere la macchina. Cioè, di altro, boh. Sì. Personalmente non so. Che gioco è? Escape from Tarkov.
Cosa sto facendo? Ah, le cuffie, vabbè, l'elmo tanto non serve. Dove andiamo? Se devo lootare roba io, quindi un posto vale l'altro. E anche io devo valutare robe. Oppure se avete la 216 devo andare ai dormitori. No, non ce l'ho. No, pure io devo andare anche ancora. Ho Devo la andare. 204 oppure ho Quasi. l'office di Torcone. Se no andiamo a trovare l'orologio. Dobbiamo prendere l'orologio di Braupol, Sì, tutti quanti. sì, Ah, non abbiamo sì. la chiave però. Esatto. Vacca merda, dov'è che si trovava? Ai dormitori da qualche parte. Sì. Secondo me Vabbè, anche nelle come... case, nelle giacche, nelle case di Shoreline, in teoria. Ah, non mi ricordo. Beh, vabbè. Comunque, ditemi voi. Io devo lootare l'armatura e del cibo per Io ho l'armatura, il Jäger. cibo e un salevo. E io devo Das sbloccare Analyzer. Jäger. Andiamo a Woods allora, dai, che secondo me riusciamo a lootare due cose che ci servono. Forse. Vengo col lungo così almeno. Cosa vuol dire? Ciao, Mark. Col mirino lungo. Allora, Anche io sono morto. abbiamo la K. Oh, io ho tre caricatori. Se non mi bastano, muoio. No, aspetta, prendo gli altri colpi. Ci sa mai. BP, BT. I BT costeranno tanto. Oh, comunque hanno cambiato lì gli Igolnik. Anzi, non Igolnik. Adesso si chiamano PB. No, PPBSGS. Perché non lootati oggi? Infatti, ho lootato i 545 PBBS. Diciamo, ma che colpi di merda sono questi? Non me li ricordo. Poi leggo di fianco, fra parenti, cioè, fra virgolette, Igolnik. Igolnik, ah, ok. E quindi li avranno cambiati. E sono sempre quelli, perché Prapol mi dà tipo 20 volte di più rispetto agli altri colpi. Quindi. Sono quelli fighi. Si vede che gli hanno cambiato nome, non si sa bene per quale motivo. Senti, facciamo che mi porto anche l'MP5. Saluti. Facciamo così per un po' di colpi random. Tanto ne ho 4, sti cazzi. Facciamo così. Manca qualcosa delle cure? Ah no, perché c'ho il car kit adesso a posto. Ah, prendiamo i rubli allora, che prima la macchina. E dovrebbe essere 3000, però non so se cambia in base a reputazione o altro. Io prendo 5 a caso. Woods. Ho invitato qualcuno, che è Piero. Aspetta, quanti soldi servono per la macchina? Di base 3, non so poi se è cambiato, scambio, reputazione o cazzi vari, cose del genere, non saprei. Provo, li mettiamo qui nella pausa, vediamo cosa succede. Oggi su Twitter ho visto, no, su Reddit ho visto il video di uno che l'ultimo wipe del wipe scorso, cioè l'ultimo ride del wipe scorso, praticamente si è caricato, si è messo il visore, quello che non mi ricordo mai come si chiama, quello da tipo 17 milioni che ti fa vedere in bianco e nero. Sì. E nello zaino aveva tipo 5 schede video, una red key, tutta sta roba, cioè Madonna. praticamente aveva tutto. Vabbè, sì, era l'ultimo ride del wipe. E niente, entra, prende il siringone, quello di Sanitar e Madonna. muore. È Bellissimo. stato molto bello. È stata una cosa poetica, mettiamola così. Io ho il berretto da professionista, guarda lì, col mirino. Dici che è una persona seria, mica tu. Mica te. Sarebbe una persona seria, scusa. Ha C'ha il mirino figo, c'ha il berrettino. Così i non gli dà soldi. fastidio. Non gli dà fastidio il sole. Esatto. Tanto sono il primo Sempre di crepa, solo quindi. tutta una questione di soldi. Prossima volta, Piero, vuoi il grizzly? E paghi. Più che. Oh, oggi ero tentato, dico, oggi ero lì che stavo vendendo e mettendo in ordine, ho detto che adesso vado a comprare la versione quella grossa. Perché almeno prima avevi l'obiettivo, dicevi, dai, devo arrivare a livello 10, cioè tipo 2 giorni e ci sono. Cioè Sì, adesso adesso. faccio altre, boh, 4-5 queste sono a livello 10. Cioè adesso ogni tanto ci penso come a livello 20, ma veramente.
Il problema grosso è che non avendo la asta, non riesci neanche a craftarti la Lucky Scav Junk Box e quella roba lì. Perché non è, sì. Cioè, dovresti tipo andare a lootare delle taniche di benzina, dei caricatori, cioè tutte quelle puttanate. Sì. Tra l'altro, per fare l'esatto, servono i Mac Box. Cioè, come cazzo fai? Mac Case, com'è che si chiamano? Cioè, roba veramente assurda. Tipo, impossibile farsela. E quello è un grosso. Infatti, te l'ho detto, adesso che ho trovato la market di reserve, vado là sperando di trovare dei case a caso. Ciao Caronte, ciao Alex, ancora Woods, non è che siano poi tante le mappe di sto gioco, comunque sia, anche volendo. Ah, comunque hanno aggiunto una missione da fare subito, perché secondo me è tipo, ho già la prossima fra un paio, della Therapist che ci manda a reserve. Prima reserve la facevi boh, tipo le ultime 4 missioni del gioco e basta. Potevi sbattertene in cazzo. Non è così brutta reserve come mappa. No, a me piace molto. A me piace come mappa. È che in realtà da quando hanno aggiunto il pezzo sotto non l'ho giocata tanto, quindi non conosco ancora bene i passaggi sotterranei. Sì, ho capito. Quello, sì, proprio quello in mezzo. Quello lì non è che lo conosca benissimo, quindi intanto mi imbruttisco quando non capisco dove devo andare. Però vabbè, è questione di... Ti metti lì un paio d'ore, la spammi e impari, quindi... Sì, esatto. Ah, il livello 20 ci sta anche, ma il problema è che ci rimette la gente che lavora e ci gioca un paio d'ore. Sì, che finché ci sono i wipe così, secondo me è esagerato il livello 20. Cioè, non ci fosse il wipe che dici, vabbè, anche se ci metto un anno ad arrivare al livello 60, cioè sti cazzi. E il problema così c'è che veramente c'è la gente che arriva ad avere uno stage decente, soldi, eccetera, e poi bisogna rifare tutto, cioè. Esatto. Che poi in realtà ci rimettono tutti, perché cioè metti che, cazzo non so, prendi i pestili che domani è livello 20, e cosa vende all'asta? Cioè non c'è nessuno che gli compra la roba, non c'è nessuno che mette gli oggetti all'asta, quindi non li può comprare, non c'è nessuno che gli compra la roba che lui ci mette. Quindi in realtà ci rimettono tutti, perché l'asta funziona quando tanta gente ce l'ha, c'è un cazzo da fare. Poi capisco, c'è la frustrazione, ovvio che cioè, chi gioca poco è devastante sta cosa per me. Ma poi ripeto, lo spazio, cioè quello è il problema. È veramente, secondo me, un altro sistema per far comprare la versione grossa del gioco alla gente. Allora, o fanno come uno o due wipe fa, come ti dicevo, che l'hanno fatto uscire a livello 15, la gente si è lamentata e l'hanno rimessa a 10. Magari è solo una prova e fanno così, non lo so. Pure la lasciano a 20, però sai. Non lo so. C'è da dire che il wipe scorso è stato velocissimo come progress, perché dopo un mese la gente era full gear, quelli che giocavano tanto. Questo magari voglio fare il contrario, voglio renderla molto molto più lenta. E facendo così ce la fanno. Ah beh, sicuramente. Però sì, non lo so. Anche perché tra l'altro una volta non c'era l'asta. Sì, è vero, il gioco è uscito senza climate. Quindi forse voglio trovare una via di mezzo. Non saprei. Sarebbe figa come mappa Chernobyl. Non so dove... Ah no, aspetta, l'avevano detto dove è ambientato... Cioè dove è situata Tarkov, dove dovrebbe essere. Però non mi ricordo. Tutto a nord, fra Russia e qualcos'altro, boh. Sì, era tipo vicino al confine con un paese europeo, forse. Non mi ricordo. Non so, non avevo letto, ma... Tra l'altro Chernobyl non so neanche dove sia, onestamente. Situata sulla mappa. Ma lo sta Piero, perché Piero è super intelligente. Attenzione. Dai, pizzetto questo? L'abbiamo beccato in castagna, che sta facendo i suoi. Esatto. Polonia, Estonia, non lo so, non mi ricordo, bisognerebbe leggere. Ciao Mori. Chernobyl in Ucraina. Sì, no, ok, l'Ucraina sapevo, ma proprio cioè dove dentro la mappa del mondo, ma proprio cazzo, cioè potrebbe essere attaccata la Russia, è attaccata la Russia e l'Ucraina, non lo so.
Dopo ricordatemi che devo andare a spegnere la luce perché l'ho lasciata accesa fuori e ne va per niente. Ecco, cazzo siamo? La casetta. Ma non serve. Hai ragione. La prossima volta cosa dovete fare? Andare da Jäger. Ah, Jäger. E la missione di oggi che hai fatto Woods qual è? Quella di Prapor, che devi trovare il campo e qualcos'altro. Quello lì devo fare. Ah, ok. Ma scusa, non eravamo dalla casetta? Ah, ok, era la casetta. Infatti dicevo boh. E cosa facciamo? Andiamo da... Facciamo quella di Piero? O la volete fare dopo? Perché tu, Luca, tu non ce l'hai quella? No, non ce l'ho. Vabbè, facciamo il giro largo, andiamo a lottare, facciamo quella di Piero, facciamo quella di Luca. A confine con la Bielorussia. Guarda, ammetto la mia ignoranza, non so quanto prima. Oh, mi sparano? Cab? Boh, non ho idea, non lo vedo. Quale sei te, Fabio? Questo qua che fa su e giù. Hai visto? Sì, sei lì davanti a noi. Non l'ho visto, credo. Immagino scavo, ma non l'ho visto. No, dell'Ucraina che ti costa 7 ore di macchina da Kiev, che sta in centro Ucraina. Ah, ok. Sì, perché io ho perso in realtà, non so dove siete. Sono dietro di te. Arrivo alla casetta qua davanti. Siamo qua. Mi sento. Sì, l'importante è che non ho nessuno davanti, che posso sparare a chi vedo. Grazie. Dentro sta casa comunque ci sono un sacco di colpi, intanto guardateci. Sì. Ci possono sculare dei colpi buoni. Anche se non è questo il caso. Sta facendo identificare i colpi che secondo me conoscevo già, ma va bene. Evidentemente no. No, aspetto. Siamo usciti dalla casa. Sì, li ho visti. E dobbiamo andare dall'altra parte, voglio andare a fare quella di Piero. Dobbiamo andare dove ci ha sparato, dalla direzione in cui mi ha sparato il tipo prima. Ok. Cazzo di gioco, non piove, stanno male. Venga, anche oggi ho fatto un paio di raid. Stava diluviando. Non è che ho scelto proprio la strada migliore. Tra l'altro io non so che problema ho, ma ho cambiato evidentemente le impostazioni grafiche. Da lontano non vedo niente, ci vedo tutto bianco. Una merda. Sto con calma, dovrei mettermi lì a fare due prove. Perché se c'è qualcuno in lontananza, secondo me non lo vedo. Ho provato la sculata in queste due casse, ma... Possibilmente senza andare sulle mine adesso, Fabio. Okay. Oggi mi sono distratto un attimo, mi sono ritrovato di fianco a un cartello. Dove è stato? Perché sento gli spari interrotti? Anch'io l'ho sentito. Niente, l'audio di sto gioco è sempre un problema.
ancora? Sì, ma tipo davanti a sinistra? Sì. Ok. Minchia, ma io non sento una sega come questo. Ma sono super interrotti, sono strozzati, quindi secondo me sono proprio quelle cose che se sei tipo 2 metri avanti te lo renderizza, se no no. Sì, ho capito, però non l'ho sentito due volte. Allora, ma siamo già al campo, scusa. Mm-hmm. Perché devi andare in quello là sopra. C'è quello là sopra, il campo là, e poi il convoglio in mezzo alla strada. Ah, ho capito qual è la missione. Meglio tardi che mai. Di proper, secondo me te la da boh, appena finisci. Dopo aver fatto la trina. Qua ha già lootato. Tutto? Aspetta che apro una cassa qua per... vuota, perfetto. Sì, è già tutto ripulito. Ma c'è uno spawn proprio qua di fianco, quindi la gente che spawna qua va direttamente ai due campi a lootare. Oh! Questa è una mina, secondo me, no? Questa no, ovviamente, però prima secondo me era una mina. Sto salendo sulle rocce. Sì, saranno nel campo qua di fronte. Secondo me erano più lontani in realtà. Sono oltre. Beh no, questo sì. È lì. Sono oltre le rocce, la tenda che abbiamo davanti, mi sembra. Andiamo può essere. Tenda qua davanti? Sì, sì. Oltre ste rocce. Siete voi già dentro al campo? Io. Okay, siamo io e Piero da tende. Più facile sei 10, sei 10. No, io sono questo qua di fianco a te, Piero è già davanti. Io sono avanti. Piero è dentro. Io sono visto qua. Una... Sì. Ho visto. Loro mi sembravano qua sotto. Sì. E infatti sono tutte aperte le casse comunque. Sì. No, il convoglio. Sì. Ce l'ho ancora là comunque. Sono verso fine mappa, giù per la strada. Io qualcuno là dietro, c'è in culo malissimo. Altro che... Cosa facciamo? Scendiamo, andiamo dritti, sinistra... Possiamo andare... Ok. Torna che tecca. Non c'è del cibo per caso, ma no. Ah, sono là dove c'è l'antenna. All'antenna. L'hai visti? Sì. Là sopra l'antenna. Sono anche dove c'è l'antenna. Sì, l'ho visti passare, vero. Erano sotto l'antenna, sono anche... Ah, ok. È dove c'è il bunker degli scout, tipo. Ok. Andiamo là? O se no tiriamo... Boh, andiamo al convoglio? No, infatti, passa dal convoglio sicuramente, dai, che già che siamo qua. Dov'è il convoglio? Quello lì davanti, è lì. No? Sì, questo mi sembra l'idea del cazzo, però lo farò lo stesso. No, beh, ok, dai. Sì, è quella camionetta lì in mezzo. Questo lootato, fatto. Ok, e possiamo andare al villaggio in realtà. Ah no, c'è Jäger. Dobbiamo andare da Jäger in teoria. Sì. Vabbè, comunque là. Ho
Oggi ero qua, in questo esatto punto, e tipo dagli alberi in fondo ho visto prima una testa che è passata, poi un'altra. E si sono un attimo fermati, fatti in tempo a tirare una shot a uno. Poi però gli altri sono finiti in mezzo ai cespugli, in mezzo agli alberi, così ho detto vabbè vaffanculo, vado via. E mi sono sentito abbastanza una merda, ho tipo rovinato il raid a quei tre poveracci che stavano facendo solo le missioni qua intorno, gli ho ammazzato un amico senza neanche lootarlo. Ma questo è tacco, quando lo fanno te. No, no, infatti mi sono sentito in colpa per quel secondo e mezzo e poi ho detto vabbè, sono andato via. Sti cazzi, tipo. Sì, 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 e poi quando mentre vai via te la ridacchi anche pensando a loro che sono lì che ti cercano, che vado cazzo andato con figlio di puttana, per 40 minuti che camperano il cadavere dell'amico aspettando che lo vai a lootare, queste cose qua, no? Sì. Quando te in realtà sei dalla parte opposta della mappa che stai facendo i cazzi tuoi. Vai. Potremmo andare da Jäger e non so se andare al villaggio. Andiamo a campo nuovo. Perché andiamo a... Ah no, dobbiamo prendere la macchina, abbiamo detto, facciamo sta prova. Ok, niente, quindi dobbiamo tornare indietro al villaggio. Che cazzo? Sì, sì, sparano a noi, credo. No, no, no. Secondo me era... era random. Ah, sì, li ho sentiti vicini. No, no, un colpo è arrivato, un colpo è arrivato qua. Vedi? Però ne ha sparati 4-5, gli altri che cazzo sono finiti. Non abbiamo sentito neanche il fischio, dai. Oddio. E la pioggia ti fa apprezzare il silenzio quando smette. Che dai solitamente per scontato. Giorno la strada per Jäger l'abbiamo trovata subito affidandoci all'istinto. Vediamo se funziona anche oggi. Oh, scusa, il sento più avanti. Alla vostra sinistra. È sceso sotto la roccia. Lui non lo vedo più. Anch'io è sceso qua sotto la roccia, ma non so dove sia. Non muore? Dov'è? Sotto di me, sotto la mia roccia. Sotto solo è lui? Sotto, sotto è lui, io sono sopra. Il mio cane gli ho sparato, non sapevo chi era. Arrivo da te, Piero. Vedi. No, c'è un altro, c'è un altro. Muoio. Cazzo. Mi curo. Io sono sotto la roccia, attaccato alla vostra roccia. Pure io, però. Li ho persi. Guarda, sono due. Sono qua di fianco a qualcuno. Sono io. Ok. C'è uno dietro sta roccia qua dove sono adesso. Dove vado adesso. Sì, ho capito. Ma quello su l'hai ammazzato, Piero? No. Arrivo anch'io da quella roccia lì. Sì, chissà dov'è il tipo qua adesso. Potrebbe anche essere salito. E io c'ho tre colpi in croce, Dio. E soprattutto c'è quell'altro di Piero che non so dove sia. Fatto. Mi
sta di merdissima. Ma mai è morto quello là? Non lo so. No, cazzo, non ho che chiese. Sono un cazzo di quella brodo. Anch'io. M855. Vabbè, è la corazza che non manca. Non salva. Tanto non ha capito perché ha smesso di sparare, sono finiti i colpi o che cosa, vabbè. Torno indietro che mi devo curare. Se mi curo pure che mi sente il tipo. Qua è incistato in mezzo a dei cespugli e ti aspetto. Tu sei ancora sulla roccia sempre là? Appena sotto la roccia adesso. No, lo prendi painkiller. Tio vacca, non ho da bere. Ce l'ho io. Vabbè, dopo. Devo... Ho una frattura, soffro e non ho painkiller. Anche io c'avevo due fratture. Se mi sto effetto di merda. Cacciavo sotto il mirino, ho finito i colpi. Tu che ti muovi proprio? No, sono fermo io adesso. C'è qualcuno? Sembrava aver sentito. Sono ancora fermo sotto la roccia di fronte alla tua. Ok, io sto arrivando verso di te. Mi sto fullando perché ero ridotto una merda. Sto arrivando lungo la roccia. Sono esattamente dietro dove è morto Luca, per capirci. Arrivo da te. Sei tu quello... Qua c'è uno zaino. Sì, ok, sei tu, sono questo qua, guarda. Dove? Dall'altra parte della strada. Ok. Sì, è il pellegrino del tipo. Io vedo tutto annebbiato. C'ho un painkiller di merda, se lo vuoi. Non hai nulla per frattura? Sì, anche quello. Dove sei andato? Arrivo, sono qua. Vieni tu da me, vengo da te. Sì, arrivo. Vabbè, to. Ti metto da bere dentro. Forse è andato via questo. Scoprendo tutto, mi sta scoprendo. Non te l'ho messo in cima, dormito. Ciao Dede, scusa, eravamo un attimo impegnati. Okay. È andato via. Ma aspetta che in culo lo tenga il tipo. Fatto. Ok, sto uscendo. Perfetto. Esamina. Non sapevo cos'era un pellegrino. No, sanguinamenti pesanti, non niente. Però io te lo metto dentro. Ok. Avevo già usato il mio. Te ne metto due. Ok, grazie. Vado qua. Erano in due, secondo te c'è un terzo, probabile? Io non l'ho visto. Ok.
Non ho le braccia. Nemmeno io. Molto bene. Un gas analyzer. Vabbè. Ti lascio qua la roba. Sì, anche un'armatura bianca. Oh, un survival kit. Pensa a te. Cazzo, ho appena detto che non ho le braccia. Tieno il surf. 15. Buono, te ne rubo anch'io. L'ha lootato qua. Ma li avete fatti alla fine? Sì, sì, sì. Grandi. Nascondete le armi. Sì, io adesso voglio un cespuglio dove toccarmi. No, sì. Adesso sono fermo. Vado a prendere la roba di Luca. Io mi infilo in un cespuglio a... Questo c'ha un'arma, non la prendi? No, no, ti ho lasciato tutto da lootare. Ah, vabbè, che cazzo mi frega, lootalo, scusa. No, ma è roba tua, giustamente. Sì, sì. Minchia. Però, Luca, mi dispiace, ma te la prendo, la targhetta. Sì, sì, prendi la targhetta. Puoi anche fare un quadretto in legno carino, se vuoi. Scusa. La targhetta. Questo ci sta qua, sì. Faccio così. Luca, mi hai dato la cosa più utile che potessi darmi. Cioè? L'iscra. Ah, sì, 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 l'avevo fatto prima. Anche di culo perché avevo una mezza idea di mangiarlo, anche per... che se... serve per la missione. Ah, devo un attimo sistemare tutto. A parte che ormai siamo vicini all'uscita, lì davanti. Ma possiamo uscire noi? Non dobbiamo andare da Jäger, aspetta che sì. Butti via la roba di lui. Sì, infatti non mi curano. Ah, non ci si può più sdraiare nei cespugli. Cerca lo zaino del tizio, perché era lì senza zaino. Ok. Quindi non mi serve il sur, tanto usciamo. Sì, neanch'io, infatti mi cura. Non ho tantissimi colpi. Il tizio era proprio senza zaino. Non so dove posso averlo lasciato. Chissà. Probabilmente verso il fiume, comunque era scappato a quella parte. Ah, si è andato a cercare dove è Targo, quindi. No. Ah, finisco un attimo di curarmi, meno un pochino. Ci sono. Madonna, si drillo lento all'inizio. Passa un cazzo. Ah, là c'è la macchina. Ok. Sì, sì, quella tra l'altro c'è sempre, non è come quella dei dorms. Boh, vabbè, lo zaino del tizio non so. Vabbè, uomo, dai. Se vuoi qualcosa, comunque... Vabbè che non è un cazzo in realtà di utile per questo, solo della merda, no, no, che non so dove mettere. L'unica cosa utile che ho trovato è l'iscra. Aspetta che guardo se mi serve. Mi sa che li ho finiti quelli, che se mai te l'ho dato. No, me ne manca ancora. Di solito no, li crasto. Ti do l'iscra. Mamma mia. Signora. ti droppo... il rig. Sì, sono di fianco a te, direi, scommetto, ho sentito arrivare. Sì, sì, ecco qua. Ok. Grazie. Mi sei andato a vedere anche giù di qua per lo zaino del tipo? No. A parte che scusa, tu quello che hai ammazzato? È su.
L'ho lootato. Ah, no, ma questo era il pellegrino. Questo aveva il pellegrino. Ah, allora c'è il tizio che non aveva lo zaino. Il primo. Quello su? Il tuo? Ah, ok, non lo so, allora uno. No, no, ok, credo che quello suo avesse lo zaino posto, no, non lo so. Allora, boh, provo. No, no, cioè può essere sia questo che quello suo, non lo so in realtà allora. Provo, cioè non sono sicuro che questo fosse il pellegrino, era solo per dire che uno dei due l'aveva mollato lì ed era il pellegrino, tutto qua. Allora, io lo ricontrollo questo, ma questo è vuoto. Se c'è un'armatura, se ti interessa, livello 4. Ah, ma è quella 0. No, non è 0, è 41 su 47 questo. Ah. Quasi quasi la prendo, guarda, faccio cambio. Vabbè, prendilo allora. No, no, quello in mezzo alla strada c'è quella della polizia che è a 0. È che questo qui è era senza zaino, adesso controllo. Ah, non recupero stamina. Molto bene. Me lo aspetto un attimo allora. E dove cazzo può averlo messo? Diciamo che non è proprio la mappa migliore per cercare uno zaino. Ma ho guardato qua nei dintorni magari. Sì, sì, no, beh. Ma era per dire che si è... Da dove è salito? È abbastanza facile imboscarlo. Vabbè, dai, andiamo la macchina, va. Dai, andiamo. Dove sei te? Attaccato al fiume, che sto andando verso la macchina. Ah, merda, ho corso, sono senza stamina, aspetta. L'ho dimenticato. Miserai. Io capo proprio da lì. L'ambientazione è poco realistica, in che senso? Vado verso il fiume. Sono di fianco? Sì, sì, sono arrivato di fianco a te. Mi sdraio. Comunque hanno sparato dove stiamo andando noi, così per dire. Dove stiamo andando noi, scusami? Con la macchina. No, sto andando dalla parte opposta io. Non lo so perché non so dove sei. Fabio? Oh, io sono qua, sono di fianco a te dall'antenna. No, abbiamo sparato dietro di noi, eh. Dietro? Ah, allora forse è quando è esattamente centrale, non capisco. Se ti sparano esattamente davanti o dietro non si capisce se è davanti o dietro. Ciao, Sector Zero. Ma c'è la macchina. Se riesco ad uscire, perché non siamo ancora usciti, credo di finire tipo 3 quest con sta cosa. Dio vacca. Ah no, l'iscra me ne serve un altro. Perché ho l'armatura bianca, il gas analyzer e l'iscra. Sì sì, comunque erano questi ed erano dietro. Tra l'altro ho visto che hanno reworkato anche... Occhio, non andare avanti, c'è un cecchino, occhio. Dio caro. Ah no, questi sono qua. Ma t'han preso? Sì. Merda, occhio, era dalle montagne, dalla roccia centrale. Mi devo curare, cioè sto... sono più di là che di qua. Merda. Era il cecchino in fondo questo, eh. Hanno sparato in due. Sono stati due colpi diversi. Aspettiamo che macchino pochi secondi e poi andiamo giù. Dio vacca. Non me l'aspettavo. Io ne dubbio, prendo un painkiller. Sai quant'è la mia armatura? 2.1. Mio cane. Siamo a 10, eh. 10 dimmi secondi. Tu quando andare. Vai, vieni, vieni, andiamo. Via, 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 parti, 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 per Dio. Santa Madonna. Ti hanno tirato bene. No, grazie a Dio che ho cambiato l'armatura, ho preso quella lì che era 4, non era 3. Minchia.
americani che vanno in Russia, no, avrebbe molto più senso il gioco fosse ambientato nei giacimenti petroliferi, ma c'era tutta la storia, c'era un'azienda che faceva esperimenti, nessuno sapeva cosa faceva, bla bla bla, tutti vogliono saperlo, allora gli americani mandano le loro forze speciali per capire cosa sta succedendo, i russi stessa cosa, più o meno, non è che mi ricordi proprio la storia esatta di Tarkov, però sì, succedono ste robe, ed è il motivo per cui sono lì. Tra l'altro l'azienda è americana, credo, non lo so. Quindi sì, nella finta storia di Tarkov. È vero, tra l'altro Howard è andato avanti a cantare la canzone perché il titolo dello stile di stasera è dedicato a Piero non facendolo apposta. Spara lì Piero, spara lì io. Non ti giuro, non ho fatto apposta. Cioè, la prima cosa che mi è venuta in mente è effettivamente. E allora aspetta, fammi consegnare sta merda prima che impazzisca. Toh. Poi tu tieni Ma sta per la roba. reputazione? Ah, è vero. Merda, 25 ti dà. No, io 0,38, me ne ha dato di meno. Forse non lo puoi Boh. spammare, più lo usi, meno te ne dà. Io sono a meno 0,02. Ero a meno 0,27. Beh, buono, dai. Sì, no, abbiamo recuperato bene, sono contento. Sì, manca ancora un Iskra per cosa. Che atti maledicano, bastardo. Ah, che palle. Altre missioni buffe non ne ho, vero? No. Va bene, vabbè, ciao, io dovrei mettere sta roba adesso. No, cioè, ma no, no. No. Intanto vendo lo sto AK e sto MP5, fa anche cagare, li vendo. La pistola la vendo. Sto Hunter lo vendo, minchia. Cioè, li userei anche, perché non è che mi cambi particolarmente se sono rotti o no. Cioè, se devi fare una run di merda, butti su. Perché non so proprio dove metterli. Stasera stanno tutti nei cespugli? Mica solo stasera, voilà. Beh, io il SURV lo vendo, tanto non riesco a portarmelo dietro. Lo appoggiamo a Luca. Se volete mi libero lo spazio, ce lo metto. Vabbè, piuttosto gli compriamo un CMS, cioè, secondo No, ce l'ho il CMS, lo tolgo e metto il Survival se volete. me. No, come vuoi, se tu preferisci te lo tengo, se no lo vendo. Non è... Ma sì, dai, facciamo così, lascio giù il CMS così almeno ci mettiamo su. Tanto poi c'è la pouch. Allora mi porto dietro questo, il pellegrino, giro col pellegrino, no, prendiamo il pellegrino. Oh, è vero che tanto tenerlo qua nella stash non è che mi cambi. No, mi dà fastidio. Ah, santo Dio, aspetta che metto su qualcosa sotto. E cosa stiamo facendo? Stiamo tornando lì? Beh, facciamo una scavata? Se volete, sì, Ah. per me va bene. È gratis. Finché è gratis. Aspetta, privi. Dove volete Quindi andare? Secondo. Dove voglio andare? Boh. Dove vuoi? Ah, per me o custom o interchange. Differente, devo cercare di far su roba e non morire. Come sta Andiamo a facendo? fare Sì, un giro di interchange. volentieri. Ok, non avevo qualcosa da vendere io qua che era vuoto, no? Andiamo al mattino. Sì, magari Io caro, riusciamo. non c'è nessuno. Veramente? Che cazzo di solito è sempre pieno imballato. Vabbè, mi sento che vado a spegnere la luce. Cerchiamo
cerco di fare un minimo di spazio, perché se per sbaglio tiro fuori qualcosa non so dove metterlo. Questo si vende, questo per adesso si tiene, bla bla bla, ok. Ok, interchange. Mattina siete andati? Sì, eccoci. Sì. Ah, ok, forse perché mattina non c'è nessuno. Zanitar. C'è uno qua in lobby che si chiama Zanitar. Ah, è vero. Sai, io parto, Piero ce la farà. Sì, sì, vai, tanto siamo da scavo. Ma che berretto stiloso che c'hai. Io quello col cuore, non ci ho fatto caso, sai. No, non è quello da cowboy. No, Piero è quello da cowboy e io quello con la S di... Ah, era Piero allora, ok. Cioè, sì, in effetti ho guardato i PG, poi non ho neanche pensato a chi era chi. Sì, sì. Oh, no. Cos'è che serve per fare la Lucky Scav Junk Box? Di tutto. Piove di nuovo, ma che palle. Che bello. Ma è che la cosa che non capisco è, cioè, una volta che piove, tengono che piove per un po', cioè come nella vita reale, fra virgolette, perché vogliono che piova in tutte le mappe per un po'. Sì. Ma chi ha pensato che fosse una buona idea? È questo che non mi spiego. Cioè, non potevamo fare semplicemente random e c'era una possibilità su 10 che piovesse ogni ride, cioè sembrava avere un po' più senso. Anche, cioè, il problema di adesso è che durano tipo 40 minuti no, anche di più la pioggia. Secondo me è molto, molto di più. Sì, 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 no, rompe veramente le scatole. Comunque, per fare la Lucky Scav servono 3 mag case più altre cose che, vabbè, sono più o meno trovabili. Per fare un mag case servono 2 taniche di benzina. Sì, quindi vuoto. Servono 6 taniche di benzina per fare la Lucky Scav, più tipo 20 bolt, 20 bulloni, quella roba lì. Quindi l'abbiamo in culo. Apparentemente si fa prima di arrivare a 3 milioni e mezzo e fare l'upgrade dello stash in caso. O si fa prima a dare 370 euro a Nikita. Esatto. Quella è sempre la soluzione migliore e più veloce. Il video di Tagilla ha il 20.5% di click-through rate, che è praticamente in quante persone ci cliccano sopra, cioè quante persone che vedono l'anteprima del video ci cliccano sopra. Ed è tipo altissimo. Cioè, una roba fuori da veramente da ogni logica. Tutto per vedermi prendere le smartellate nei coglioni da Tagina. No, esatto. Secondo la storia di Tarkov, chi sono gli Scav? Sono praticamente i... Ma quando è successo tutto sto casino a Tarkov? E hanno chiuso le barriere, non fanno più entrare e non uscire nessuno, in pratica. I governi sono messi d'accordo, buona. Quelli che sono dentro, sono dentro. E i civili, ce ne sono alcuni che sono andati via. Hanno proposto, credo, ai civili di andare via e la maggior parte sono andati. Invece molti, quelli un po' invasati, ex militari, cose del genere, sono rimasti lì e sono diventati gli Scav. Poi, vabbè, ci sono gli Scav boss, che sono quelli più psicopatici di tutti. No, neanche un po'. No. Perché tra l'altro avevo guardato un video molto bello, mi è piaciuto molto. In realtà l'ho ascoltato in un viaggio in macchina che raccontava la storia di Tarkov. E quindi poco alla volta lo sto facendo anch'io. Adesso poco alla volta lo sto scrivendo e farò il video con la storia di Tarkov. Perché in realtà ci sono anche libri, per dire, di Tarkov. Sì, ci sono 2, credo. Non so. 2 di sicuro, perché c'erano nello store, che adesso non ci sono più invece.
Tanto c'era anche l'elmo di kill nello store, secondo me, della BSG. C'era un po' di roba figa, se non fosse che costa infinito. Vedi, merch store. Tarkovmerchstore.com. Books. Tre libri ci sono al momento. Oh, $6. C'è Master of the Night, Voice Behind e Predator. Ah, e nell'immagine sopra, nella sezione libri su Tarkov, c'è la libreria di Interchange. Come tipo copertina del sito, c'è la libreria di Interchange. E ci sono anche le tazze, ma per una tazza con scritto Bear, $26. Vuol dire, insomma, prendi anche una bianca, prendi un pennarello indelebile. Sì, esatto, cioè, anche questa c'è scritto Usec, $26. Cioè. Ah no, però aspetta, è strana. Perché... Ah, sono quelle opache, tipo, quelle lucide brutte, invece 15. Però ci sono le keycard dei labs. Guarda, c'è quella verde, quella nera, gialla, c'è tutte quante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... $6 l'una. Oh, con... vabbè, adesso non so qual è quanto diventano in euro. Però con tipo una quarantina d'euro ti fai tutto il set di card dei labs. Non male. C'è anche il thermos per il caffè. Ti mando a Modena il Dragon Balsam cosa? Ah, quello... il... Sì, come cazzo che si chiama? Il Balm, Dragon Star Balm, qua su Tarkov, come ricordo, poi nella vita reale. Patches Clothes... Ah, fai delle magliette? Puttana merda, $32 per una maglia verde con scritto Yusek o... Basta, solo Yusek, non c'è neanche quello con scritto Bear. Ah no, ok, è qua. Sì, mi sembrano un po' eccessive. $34 di berrettino. Insomma. Sì, beh, nella copertina dello store c'è tipo l'elmo di Killa e delle altre cose super fighe, caricatori, sai il cazzo, poi non c'è niente in realtà. C'è uno zaino, tutta sta roba super figa, poi non c'è niente. Riusciremo a giocare prima o poi? Non ho capito perché non c'era nessuno in lobby. Ma in teoria se sei da scav l'importante è che ci siano i PMC. Cioè se ci sono pochi scav in teoria dovresti riuscire ad entrare prima. Però ci servono i PMC. Perché il problema di reserve che non riesci mai a giocarci da scav è perché ci sono troppi scav e quindi non ci sono abbastanza game per far entrare tutti. Quindi per assurdo se ci sono meno scav va meglio, però evidentemente non ci sono anche i PMC che ci giocano. Però 8 minuti, vabbè, tiriamo di culo, facciamo un'altra mappa. Come volete, se volete aspettare... Se no aspettiamo un attimo, tanto Valeria arriva qua, se no poi devo andare a aprirci dopo. No, proprio qua, come volete. No, lo so. Attenzione, hanno comprato un case del Samsung Galaxy di Phasmophobia su Amazon. È il primo che mi comprano. E obiettivamente fa schifo. Non so perché l'abbiamo comprato. Oddio. Ma anche un autografo. Pensa a te. Ah sì, me lo chiedono. Pensa a te. Vabbè, non è brutto, dai. Cioè, se l'ho fatto non è che faccia schifo, però diciamo che non mi aspettavo onestamente che qualcuno lo comprasse, mettiamola così. Sì, però... vabbè.
vado un secondo in bagno. Ah, tanto e, qua. E torno. Sì, mi sa che faccio la stessa roba. Siamo Piero da solo. E là, attenzione. Dio va, il matchmaking infinito. Vabbè, se torna Fabio non siamo partiti, cambia. Oh, oh. Bene, ben 11 minuti d'attesa alla fine. I nostri eroi ce l'hanno fatta. C'è Luca? Luca, ci sei? Niente, non ce la facciamo? No. Sì, attenzione. Mamma mia. Dove cazzo eri andato? Ho aperto la porta. Valeria. Era 10 minuti di parlare, fa piacere. Benissimo. Oddio. Sono qua. Viene nella tenda questo cannone. Io. Questi 40.000 rubli. Mamma mia. Si menano fissi qua davanti. Oh, io c'ho 50.000. Ah, vedi? C'è sempre ricche. Io non vendo una granata e una K senza calcio. Ottimo. Comunque si menavano malissimo qua davanti. Siamo ancora inizio. Oh, Interchange mi ha sempre fatto entrare inizio ride comunque. Vero. Sono una prerogativa di... Là davanti? Sì, ma c'è un pompa, cazzo di... Lo vedete? No. Dritto là in fondo. È in mezzo alla strada che lutta. Dovete sparargli. Orco 2, ma... Cazzo, gli sparo col po'. Vai, io vado là, frego un cazzo. Oh, ce l'ha una granata? No. Io sì, ma non ci tirerà sicuramente. Oh, ma ce n'è un altro in mezzo al campo. Porca puttana. Sono in tre, ce ne sono due dall'autobus. Vaffanculo, sono morto. Quanto cazzo di gente c'era? Arrivo, vado ad aprire la porta qui di casa, tanto GG. Va breve ma intenso. Ciao Vale. Siamo morti? Sì. Te Luca? Sì, sì, ma da un po' siamo morti. Niente, Piero quando è in fight. Sì, ma io uno l'ho ucciso. Vabbè, 160 danni prati dall'armatura. Quanto mi mancava sta roba. È in montagna. Arrivo un secondo. Sì, sì. È ancora vivo tu, Piero? Sì.
Con i pompi bisogna di slag, ma tanto aveva un'armatura decente addosso. Non avrei fatto niente comunque, purtroppo. Ma forse sorprendendomi in faccia, sì, in realtà. Vabbè. Ma intanto da scavo non è che decido io, quindi... Mi ha dessincato da far schifo, vaffanculo! Credo sia morto anche Piero. Quante volte ho colpito? Tu stronzo. vabbè, ok, basta. Solo 4 hit. L'ho colpito 7 volte almeno. Vabbè, solo uno l'ho fatto. Dicami, erano in tre alla fine. Cioè, si stavano fightando, quindi non erano insieme. No, no, quello a bordo strada e quello in mezzo al campo erano insieme. Quello a bordo strada e in mezzo al campo. Ah, erano tutti e tre insieme allora. Si sì, vede che stavano. Sì. Ne hanno ucciso solo uno che era quello in mezzo all'autostrada. Sì, ok. Beh, dai. Ve l'ho detto, sono morto da Lundmarco. Sì, anch'io. Ho ucciso lui. Troppo, vendiamo. Esatto, 11 minuti di attesa per 30 secondi di partita. Ah, sì, sì. Ok, ho liberato due slot qua in giro. Tu vieni qua. Killer, vabbè. Facciamo così. Un po' come la masturbazione. Hai 11 minuti di meditazione per masturbarti. Ah, comunque hanno cambiato la balistica, quindi tutte le varie tabelle non valgono più una fava. Sì, bisogna aspettare che aggiornino tutto. Perfetto, perfetto. Cioè, non so per quanto hanno cambiato, magari giusto due cagate, non cambia niente. Però non si sa al momento. No, le maschere servivano per qualcosa, sì. Ah, ma tu lo dici qui? Aspetta, ci penso io. Sì, te lo porto subito. Ecci. Io costa in dollari, è vero? Non ce l'ho. Sto mettendo dei colpi a random, cioè colpi che ho a caso in giro e sto riempiendo i caricatori con quelli. Ho appena fatto una scoreggia incredibile. Anch'io prima. Sì, beh, sono meglio i BP o i BS, non me li ricordo, dei 545, ma che cazzo sono, vabbè. Vabbè, posto, finito. Facciamo così. E ce li facciamo bastare. Anzi, riempiamo il tutto. Vabbè, niente. Se quando volete ci sono. Ah, porto ti porto il surf. Sì, intanto ho fatto lo spazio. Dove stiamo, okay. Stiamo per andare? Se vuoi tornare a Woods. Sì. Tanto io devo cercare del cibo al momento. Credo sia l'unica cosa. Ah, vabbè, se no il pocket watch. Sì, non mi danno altre missioni. Ah no, schermo ha dato qualcosa. Cos'è che vuoi? Find the hidden valuable cargo. Ok. Facciamo così. Ah, però mi serve il rig. Quella merda là. Ah niente, inizio a spendere soldi per comprare dei vestiti. No, non si può. Vabbè, sei ricchissimo allora. Livello 18, livello 13. No, beh, ma ci mancherebbe che spendo i pochi soldi che ho per sta roba. Andiamo sempre via con quei soldi, vero? Io ce l'ho da prima, quindi. Ah, è vero, sì. Aspetta che li tiro su. Questa è tutta roba che si vende. Dovrei essere abile a rulato o cosa devo fare io però? E mangiare.
Sta roba serve. I two shonk e quella roba lì tenetela, eh. Non so se ve lo ricordate, ma non vendetela. Sì, sì, sì. A parte che non ho ancora portato a casa niente, sono sempre per morto. Sì, sì, vabbè, ma neanche io in realtà al momento niente, però sì, in generale... Anche quelli che non servono per la quest si possono usare per craftare roba che serve per altre quest, quindi... Ok. Ah, ci ha dato... Veramente non ho niente. Sì. Non ho niente da mangiare, veramente, ma che cazzo. Therapist, dammi... Io cazzo sono sold out i cracker. Siamo seri? Sono sold out i cracker. E quindi? Ti attacchi a non mangi. Oh, ma cosa vuol dire? Non ti dà da mangiare nessun altro? No. No, devi fare degli scambi del cazzo. Sì, sì, e che cazzo c'ha la roba? Che... Che inculata. Fans, c'è del cibo. Un whisky se vuoi. No, ma ho i pacchetti quelli marroncini, ho gli MR, adesso mangio quelli. Mi ero dimenticato. Dimmi che li avevo. Quando siete pronti. Io intanto discovero roba. Più 70, ma sì, sti cazzo. E ci sono io. Ok. Io buon inculato. Io vengo, c'ho l'MP5, vedo quello. Ma ci sei anche tu? Sì, sì, sto arrivando. Allora. Che a me poi in realtà serve solo il mangiare verde. No, non ho provato Rainbow Six comunque. Ho guardato tanti gameplay perché ero sempre indeciso se comprarlo, ma non l'ho mai preso. Io faccio il collo distrutto, non riesco mica a muoverlo. Che cazzo ho fatto? Non guardare me. Aspetta un'idea. Intanto. Mi fa malissimo, eh. Costa poco dopo tutto? Beh, ma non costerà un cazzo, spero. Poi ci saranno 1000 sconti e altre robe. Ho potuto l'ADA. Altezza di prima. Ah, io la M4. Se vai la M4, vabbè, sarà stato quello base, però ci ho messo sopra un mirino. Che al momento è tanta roba per un mirino. Sì, infatti, per questo gli ho preso l'ADA, perché... Vabbè. 6 euro, vabbè, sì, no, infatti ormai è uscito da 1000 anni. Lo spero che costi poco. Ah, te ci avevi giocato, Luca? Rainbow? Luca? Molto bene. Ogni tanto scompare. Va bene. Vabbè, è arrivata la donna. Non ha più tempo per noi. No, no, molto vero. Sempre risposto la Vale. No, Lemmy, quello che stai facendo non va bene. Non so qual è il tuo piano malvagio, ma quello che stai facendo non va bene. È andato a prendermi il ghiaccio, ma che carino. No, Lemmy, dai, vai via. C'è caldo. Fa caldo e sei peloso. Andro, senti che si sente in sottofondo. Ah. No, non ho sentito. Eccomi. Ah, ci aveva giocato anche la Vale, tra l'altro, a Rainbow. Sì, 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 a Rainbow. Ah, non lo sapevo. Sì, un botto. Non mi ricordavo. Abbiamo iniziato a giocarci quasi dal day one a Rainbow Six, però su console, su Xbox. Poi abbiamo... Lei ha smesso, io ho continuato spostandomi su PC e adesso sarà tipo 2 mesi che non gioco più. No, forse un mese. Un mese? Ah, ma sì, ci stai ancora giocando, quindi? Ogni tanto sì. Ah. Avevo detto a Piero, prendi la versione che costa tipo 7-8 euro. Sì, ha appena detto Alex che l'ha pagata 6 euro.
Infatti, sei in super sconto a volte. Il turbo me lo vuoi lasciare? Lì, t'ho zainato. Dove cazzo siamo? Perché non riesco ancora a capire dove siamo? È fatta di rocce e alberi, sto Preferisco dare i painkiller, così me lo metto anche sul 4 comodo. E ah, dovremmo essere sempre zona casetta, però non capisco bene in che punto. Beh, io mi scordo sempre metà delle cose. Vabbè, là c'è qualcuno che corre, io lo seguo. Più avanti ci sono, allora, ci sono le mine. Sì, infatti ci sono i cartelli a sinistra, è Piero. Ho visto. Ok, ok, l'importante è quello. Stiamo... Ah, ok, ok. A destra non c'è la macchina, tipo. Ah, sì, c'è la casetta di scappo qua. Merda, dobbiamo andare lunghissimi. Beh, facciamo... Dobbiamo arrivare da Jäger, eh? Possiamo tagliare in mezzo sotto la roccia centrale. Biovacca? Cos'è? Ah. Sturman non è. Sì, ma sta tirando dei missili. Ti farei figo dicendoti che arma è, ma in realtà non lo so, quindi... Credo di saper riconoscere due armi in questo gioco, io e basta, quando sparano. Boh, dovrebbe essere veramente un 700, perché... Земля, выстреляйте, гадим! Guarda lui! Troll, è già silenziato così? Io... Mamma mia! L'ho rubata al tizio, così... Ah, ok, ok. C'ha una capocchia verde, serve qualcuno. Ah, c'ha Village. Oh, mi sparano. Ma che cazzo? Ti ho fatto? No. Sì, oddio. Bestia. Minchia. Io sono dentro al bunker. Aspetta, ho tabato un attimo. Mi sono tornato indietro dove siamo arrivati. Player. Ma porca troia. Sarà su roccia. Sì, da quella parte. Sono dal muro. Un muretto di fianco a te. E il cazzo devo fare? Di voi. Ah, facciamo il giro largo a sinistra. Non si, il problema è che ci vede bene, sta tirato fino a qua. Tu sei ancora sotto? Io? Sì, adesso esco, vado dritto io. Ti sento? Hai peccato? Sì. Sei tu che fai erba? Sì. Ah, ok, sei andato in là. Drillo due colpi che ho sparato lo scav. Ma che cazzo. Sei andato avanti. Sono sempre qua. Ok. Giro la roccia e comincio a correre lungo il muro, va bene? Lungo il muro? Sì, per andare... Cosa vuoi fare? Ah, io sono nella... seguendo il muro. Sì, ma stai andando verso Jäger. Il tipo. Ah. Quello che sparava. Ma scusami, non ci ha sparato dal lago? No. Ti ho sparato dal più o meno checkpoint degli scavi prima di entrare nella macchina. Ok, merda, ci stavo per correre in fronte. Ma molto indicativamente, io non ho capito di preciso dove fosse, però di sicuro di quella direzione. E che cazzo faccio? Io torno indietro? Ah, io sono andando avanti, io sto andando dal tipo. E Luca dove è morto? Più o meno... Dallo scav, più o meno, dove ho ucciso lo scav. E come cazzo faceva a vederti? No, si vedeva, ho visto le fiammate comunque da quella parte, ci vedeva. Cioè, è che adesso può essere ovunque, quindi... Io sono un posto del cazzo però qua. E io ti sento sempre proprio di là del muro rispetto a me. Sì. No, è qua! Oh! Morto.
ce n'è un altro, ce n'è un altro. Ah, non eri tu che camminavi? No, allora, no, no. Loro. Uno l'ho fatto. Ma merda. Sopra il bunker, proprio. Sì, 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 sono qua. Io che ero lontano, ero andato un culo al mondo ormai. Solo che per arrivare lì mi sento adesso. Tra l'altro sta strisciando anche lui. Posto, ha fatto rumore. Vabbè. Proprio all'ingresso del... Sì, sì, l'ho sentito. Mica non si tiene sta arma di merda. Pensi di morire? Fanculo, va. Mica non si tiene sta arma. Bravo. Cazzo, ho sparato di cai piccioni. Sì. Situazione interessante. Ah, io avevo un IFA. No, ma c'ho da curarmi, ce l'ho. Volevo solo essere sicuro non ci fosse ancora qualcuno. In teoria no, no. Ah sì, adesso guarda 10 minuti qua. Sono curioso di vedere cazzo avesse quel coglione. Sì, okay. Non ci ho pensato, quando mi hai detto sei di là dal muro, ho detto vabbè allora è qua, perché io ero proprio avanti in fondo al muro. No, era proprio... io ti giuro, come ero messo ho sentito gli spari, mi sembravano da tipo da dove siamo spawnati noi verso lago. Non pensavo dritto davanti a noi, ma quindi come hai fatto a incrociarli? Che giro hanno fatto dietro la casetta? Ah, immagino di sì. Probabilmente sono andato giù di là. Sì, perché sono stato sempre attaccato al muro dall'altra parte rispetto a te. Io sono sempre stato lì dove sono morto perché non capivo di... Aspetta. C'è qualcuno? Sento qualcosa. No. Spero di no. C'è uno che sta lootando tutti i cadaveri. Il sistema dei soldi funziona come nella vita reale o come i dollari su GTA, in che senso? Vabbè, senti, se c'è qualcuno, tanto mi ha sentito. Il mio cadavere lì dentro. Adesso dove cazzo metto la roba? Che altro quante se... Vabbè, questo non mi trovo un cazzo. Quanta roba da portarvi via. Mi aveva già lootato. Ah no, questo non è... Questo non sei tu. Questo è Gandalf. È quello che ucciso, che mi ha ucciso. Ah sì, è il tuo coso. Si può accorciare sta merda. Ah, guarda cosa ci sta sparando comunque. Ecco come ci vedeva. E non si accorcia, sto schifo, no? Lo prendo in culo. Vabbè, ma butta via la mia arma, dopo prendo in mano quella. Sì, sì. Intanto te le identifico tutte. Vai. E allora... Ma questa era la tua roba, no? L'armor, sì, è mia. L'IFA che è mio, vabbè. E... anche il rig è mio. Anche il rig? Ok, quindi armor e arma, abbiamo detto. Vabbè, ma il rig lascio lì, non mi interessa, basta mi butti via l'arma. Beh, è figo il rig. Veramente. Ho capito, però... Ah, c'è il cespuglio, non si può più saltare lì. Madonna, che fastidio. Non c'è un cespuglio che posso buttare dentro la roba, gioco? Vabbè, speriamo che basti qua. Ho finito le armi praticamente, adesso devo comprarle, va bene.
Elmo non era tuo, vero? Glielo frengo io. Avevo già buttato uno dentro. Allora diventa mia. E questa diventa mia. Questo lo buttiamo per terra. Spero che nessuno se lo inculi. Pare che questo tiene spazio, posso usarlo io per metterci dentro la roba, potrò ridò. Sì, tranquillo. C'è anche così. Adesso vediamo comunque cos'altro c'è. Questo sei... no? Questo è Billy. Questo è quello che ho ucciso io. Scappare in realtà è figo, però... Beh, questo non avevo un cazzo in realtà. Scappare, non c'è speranza di riuscire a prenderlo. Quindi manchi tu che sei questo. E... con i crossbow, guarda qua, fighino. Ah, lo slot da 4? No. Serve, questo in caso disperato sì. Questo no. E questa roba qua quindi è tua ed è assicurata. Vabbè che è tutta della merda. Tranne il casco puoi prenderlo, fa un ride quello. L'elmo. Facciamo così, lasciamo quello al tipo, le cuffie. L'armatura a parte che fa schifo, è distrutta. Te lo butto per terra, dai, cioè non sto... Sì, butto per terra tutto, così. Vabbè, alla fine non ho lottato un cazzo perché tanto questi non avevano... Non ho lottato niente, stavo pensando che ho pochi colpi, drillo questo e poi boh... Il valore dei rubli reali è fatto a minchia? Oddio... Cioè, credo che sia reale, teoricamente, il problema è che in un mondo post-apocalittico ovviamente l'acqua costa molto più che un videogioco. Quindi, sì, c'è quel discorso lì. Ah, niente, se volete fare un giro fatelo voi, adesso vado all'uscita. Come? Io intanto ti guardo... Mi stringo un secondo che fumo una sigaretta. Ah, ci manca Luca. No, sono qua, ti aspetto. No, no, dico... Il tuo cadavere. Ah, è dove c'era il primo scavo. Non è stato denudato il tuo cadavere. Perché avevo cagato tutto. Sì, credo che sia anche difficile che qualcuno ti veda, visto che non ti vedo neanch'io, che so più o meno dove eri. No, in realtà non mi ricordo dove eri, però... qua in zona... No, non mi ricordo assolutamente. Abbiamo superato la casetta, eravamo più o meno qua. Qua c'è lo scavo, ok, sei qua. Tra l'altro lo scavo ha detto che c'aveva qualcosa mentre sta... Ah, i... Tushonka e le robe. Sì, sì, ti ho visto... Ah no, questo ci sta però. E... che cazzo ti prendo? Vabbè, sta roba tanto. Vabbè, tanti colpi non costano niente. Allora, ti... Oh, io te la posso buttare per terra qua la roba. Sì, sì. Tanto non credo che nessuno ti veda. Ok, forse così si... No, beh, un pochino. Aspetta, faccio una roba allora. Ce l'avevi lo zaino, vero? Sai che non me lo ricordo. Merda, non ce l'avevi. Non ho buttato via il mio zaino dicendo carico il tuo. No, non ce l'avevi. A parte che è roba che non intendo... Ah, oddio, siamo all'inizio. Ah no, infatti, cioè alla fine fa sempre comodo. Ah, non riesco a prenderlo.
Ma c'è qualcuno? Adesso non si rumore. Ah, guarda che ho fatto i sub solo perché gli sto nascondendo la roba. Hai visto? No, non c'è un cespuglio. Cioè, sto girando a caso cercando un cespuglio e non c'è. Ma mettile in mezzo a questi stobieroni qua della minita. Sono gialli. Pensa a te, oh. Vabbè, la paca non si merita altro. Sì, sì, assolutamente. No, specie stavano prima, gira. Volevo ricaricare il gioco. Niente, dopo tutto sto casino muoio io, così incunano la mia roba e non la vostra. Ma è proprio sicuro? E cambio con quella del tipo che hai preso. Effettivamente potrei. No, tra l'altro sto a K più Armored Rig, credo sia tipo il quinto raid e boh, sesto, settimo PMC che si portano a casa, quindi posso morire e va bene lo stesso. Hanno fatto il loro e sono soddisfatto. Sono sovraccarico, ma me ne sbatterò il cazzo per così livello un po' forza. Poi ripeto, fatevi pure un ride voi, perché io secondo me ci metterò un po'. Se appena Piero finisce di fumarsi... Purtroppo sta mappa è una merda così. Tra l'altro quell'uscita del cazzo nuovo è sempre aperta, vero? Cos'è? Bridge? No, ah, Northern Yuan Blue, quello lì. Ma va. S98 è quello che ha preso me. Eh sì, infatti ci vedevamo bene. Ci aveva su anche il mirino figo. Il Belomo, come cazzo si chiama? No, il PSO. Sì. Olè. Si può ancora strisciare? Sì, ok. Sono andato a prendermi una bella coppa del nonno. Mamma mia. Che signorotto. È un fever. Oh, sai che saranno non so quanti anni che non ne mangio una. E ti dirò di più. C'ho anche il Luke. Madonna, buono Luke. No, oh, a me ha sempre fatto cagare, pensate. Ma cosa vuol dire? Ma mi stava sul cazzo perché diventava appiccicoso. Quello sì, però minchia il limone. Era l'unico motivo. Che poi c'è, cioè, il limone mi piace a bomba, la liquirizia pure. Però stava sul cazzo che poi diventava appiccicoso. Lo tieni in mano con la carta attorno allo stecco, sei a posto. Vabbè, ma io c'ho un sentito elettrico molto più basso del tuo, non è che ci arrivo. Molto vero. Finalmente faccio un po' di ASMR mentre mangio. Esatto. No, dicevo, fatevi un ride nel frattempo, che io qua ce n'ho per un po'. Cioè, sto andando dritto all'uscita, però... Andiamo a scalva custom e via. Sì, io ce l'ho. Allora, invitami. Allora. Però, sappi che sarà più importante la mia coppa del nonno.
immagino. Ah, vorrei anche vedere. Dio vacca. L'importante è che non gli fai fare la fine della fetta biscottata. Ecco qua. Vado, appena fatto un'altra scoreggia che secondo me, se mi impegnavo, si attivate anche questa. Senti, ma perché non metti un altro microfono dietro il tuo culo? Mamma mia, che idea geniale. Il doppio microfono. me l'ha ricondizionata, non c'è un cazzo da fare. Questo effetto. D'inverno cos'è il riscaldamento? No, è l'aria condizionata accumulata dall'estate. Ah, ok. Ma se io striscio dentro un cespuglio cosa succede? Ah, ti pianti, non puoi? Non puoi. Crasha il gioco probabilmente. Pensa a te. Ah, sono fermo, non posso più muovermi. No, no, non puoi fare. Sono piantato qua. Ma pensa a te che roba. Per carità, Poi fa ridere invece che... sì, poi gli hai i tronchi degli alberi, te li prendi in fronte, mentre corri non succede niente. No, ma a me piace questa cosa perché comunque limiti il cantaraggio, che è una roba incredibile. No, no, ma infatti questo qua, cioè, per me non vedo troppi lati negativi in sta cosa, onestamente. L'unico lato negativo è quando devo andare a FK, che magari vado in bagno e mi sarebbe un cespuglio. Prima giocavo con un tipo, con della gente, era un'altra gente, c'era uno di questi, quindi praticamente passava tutti i ride, 40 minuti di ride, fermo in un cespuglio, magari che passassero gli altri. No, no, cioè... Sembra una cosa divertente. Già il fatto che tu l'abbia chiamato amico è un problema. Ho detto TP, ho detto altri TP. E fu così che sono qua in chat. Esatto. Beh, porta pazienza. Cazzo vuol dire che ti fermi dentro un cespuglio e aspetti che passa la gente? Poi magari lo tappavano comunque. No, si portava... Comunque se ne portava a casa di Luca. Oddio, ci credo. Se non portava a casa neanche del loot, c'era veramente qualcosa che non andava, perché... 50.000 rubli. Ancora. Ah, tra l'altro il player che ci hanno ammazzato prima, fra, con tutti i rubli che avevamo in tasca, si sono portati a casa almeno 100k. No, quasi 100k. Hello? Ciao. Metti come audio riscattabile il suono di uno sparo. C'è... non mi ricordo chi onestamente. C'è uno streamer che ha messo come suono riscattabile la granata che arriva. Il rumore della granata che ti atterra di fianco. Oh, 10 minuti comodi. Ah, hai visto che ti diminuisce l'exit se hai una brutta reputazione da fans? Sì, l'ho detto prima. Quello è interessante. Cioè ti riduce, no, ti toglie quali hai. No, tipo adesso no. Ne abbiamo 3, ne avremo solo 2. Sì, esatto. Cioè te ne dà di meno. Sì. Ah. Sì, l'ho detto prima anche quello. No, ma un po' di cose carine ci sono, per Dio. In tutto ciò, io devo uscire. Chiudo tutto arco, sniper, roll block, administration gate. Come administration? Io mi sono perso, ma sto girando in tondo. Ero distratto, stavo leggendo il cellulare, non so dove cazzo sono. Passage between rock, crossroads e railroad to military base. Ok. Ero convinto di essere appena passato di fianco la roccia gigante e invece ci sono di fianco ancora un'altra volta adesso. Scheletroni, ci sono ancora gli scavi. Rear to Tarkov è a destra o sinistra della barca, della barchetta? Sinistra. Ok. Cioè dalla parte opposta della barca. Sì, della smuggler. Sì, ricordati di porto dove c'è la barca. Esatto, io l'ho imparato così. Ok, rear to port dove c'è la barca, rear to Tarkov dalla parte opposta. Tu quale sei? No, io sto arrivando ora a scheletrone, Pier. Ok, c'è uno scout player scheletrone. Però in teoria non potremmo neanche fare. Tu sei sotto o sopra? Sotto adesso. Allora, ho un pixel bianco sullo schermo e anche così lo... Sai che adesso pure che succede come prima a Piero, che c'è un cecchino che guarda l'uscita della macchina? Perché
Perché ho paura che adesso sanno che si prende quell'uscita per fare reputazione con fans. E quindi stanno lì ad aspettare. Secondo me quello di prima, il mio era un cecchino del gioco. Ma non ce ne sono qua in giro in teoria. Ma sono andato di là della macchina io. Proprio uno di quelli. Ah, è vero che ti ho anche detto non andare là, non andare là. Non pensavo. Sì. Può essere. Sì, è fatto apposta perché così devi nasconderti dietro quel cartello di merda che viene perforato dai colpi. Perfetto. Che tra l'altro ho letto che hanno anche cambiato le quali superfici sono perforabili. Interessante. Sì, hanno cambiato la perforazione di cose, come si dice, la deviazione dei colpi attraverso le superfici, cose del genere. Figo. Vedi. Poi vai a capire come. L'accidente si è sparata qua e... Cos'è che non ti ho risposto, Alex? Scusa, è che sto leggendo la chat dal cellulare, perché così Tarkov mi dà un po' meno problemi. Se non ho niente aperto sugli altri due monitor mi dà un po' meno problemi. Dimmi il valore in rubli di una K. Ma ci guardiamo. Ma una bottiglia d'acqua credo che la Therapist la faccia 12.000. Più o meno. E una K, sarà 20.000. Un SKS costa 21.000 rubli da Tarkov. Sì, più o meno così. Quindi sarà sui 30 più o meno. Ciao Jack. Vado all'uscita, cazzo devo fare, manca 6 minuti. Io sto uscendo, però sentitevi liberi di fare quello che volete. Io sto cercando di riconnettermi. Ok, non so. Devo ospedale, poi esco dall'altra parte. No, già passato io l'ospedale. Benissimo. Via. Vado però. In realtà non so se la conversione rubli-dollaro sia quella reale. Non ho idea. Non ci vado a vedere. Tipo 10.000 rubli in USD. 136 dollari. Sì, quella è quella giusta. Più o meno. Il valore l'hanno rifatto, su una K viene... 3.000 rubli? Vabbè, ma te l'ho detto, un mondo comunque post-apocalittico, eccetera, quindi... No, ho trovato anch'io il gigo. Diciamo che è la scusa per non avere i prezzi reali che abbiamo noi nel nostro mondo, ecco, per poterli bilanciare come cazzo gli pare, sostanzialmente. Molto bene. Ma dove la mettiamo sta roba? Domanda che abbiamo fatto poche volte. Sei qui dall'attraversamento, Piero? Sì, sto attraversando ora. Sono dietro di te. Mondo post-apocalittico un po' troppo, solo Tarkov è caduta. Vabbè, però se il gioco è tutto ambientato a Tarkov... Non è che ci cambia troppo. L'ambientazione è post-apocalittica, poi non è post-apocalittica, appunto. Però sì, per intenderci è particolare, mettiamola così. Dico, se mi sta sul cazzo che ste cuffie non vanno bene col pisellone verde che mi piace tanto. Ehi là. Pisellone verde di Shrek. Adesso abbiamo un altro grande dubbio. Le tengo le vostre targhette? Beh, ovvio. No. Credo proprio le venderò alla velocità della luce, invece, sai. Sì? Dove cazzo le metto? C'è spazio neanche per respirare. Ma è che se continuaste a giocare, cioè, le terrei anche, perché così riesco a riempirci delle dog tag case.
Invece una minaccia tipo. Esatto. E invece dopo un po' non giocando più non ne accumulo più e quindi Io mi devo fermare un po' perché non sono a casa, però poi appena sono piazzato riprendo. Quindi ti posso dare tutte quelle che vuoi, guarda. te ne darò tante, figlio. Faccio, sì, voglio una dog tag case personalizzata per ognuno di voi. Sì, vabbè, cazzo, è tutto vuoto qua, cioè. Sì, ma poi non si può entrare in un raid a 10 minuti, dai. Dana la vacca. Oddio che soldo. Ciao Massimo. E anch'io sono cotto stasera, onestamente. Come vai dopo wipe? Ti vedo un po' provato, ma sono solo stanco io. No, Tarkov fortunatamente non ha più effetto sotto quel punto di vista. Sono solo cotto io perché ho fatto tutto di fretta oggi. Cioè, ho giocato e streamato oggi, non ho dormito un cazzo stanotte. Sono arrivato da allenamento direttamente, mi sono messo a streamare, quindi sono un attimo fuso. In più sto tirando dei gran porconi per lo spazio. Quello non aiuta. Non proprio per niente. Allora, sto Tushonka mi serve. Sto Emeria mi serve. Emelia. Vabbè, che se ne frega. 180 rubli. Io si è sprecata. Cazzo, sti righe sono belle, però ti riporti tua riga, Piero, quando giochiamo, che non so dove cazzo metterlo. Ma anche delle cuffie, ce n'ho in più anche di quelle. Boh, io sto uscendo, finisco il mio gelato che si è sciolto. Hai dato le priorità sbagliate ai tuoi impegni. Vaffanculo. Luca mi devi una coppa del nonno. Io, intanto appena torno i cracker a Therapist li compro. Compro tutti quelli che ha. Te la comprerò più che volentieri. Ne prendo due così ne mangio, la mangiamo insieme. Sì, sì. Anch'io ho problemi con lo stash. Sì, sì, poi un po' la povertà, un po' testardaggine. Non ho mai comprato la versione da soldi, quindi... Cioè, diciamo che con... che con il flea market a livello 10 era abbastanza fattibile, non ho mai avuto troppi problemi. Ora adesso insomma non è così divertente, mettiamola così. Su YouTube c'è uno che fa video su coding di videogiochi, recentemente ha messo un survival multiplayer free to play su Steam chiamato Mac, che non è malissimo. Mac. Vado a vedere. Ho un caricatore della K con tre colpi diversi dentro. Cazzo di vergogna. Senti, io uso i BT, mi sono rotto il cazzo perché anche quello di prima, quello che aveva l'armatura della polizia a zero, gliel'ho mandata io a zero perché gli ho scaricato un caricatore addosso prima che morisse. Il problema è che giustamente non si possono comprare adesso i BT. Che cazzo di colpi posso comprare io? Nei trader. I PRS GS, ok? Non male, li ho appena venduti così giusto. Cosa cazzo sono? Oppure anche i T. Non voglio neanche sapere che colpi sono. Farò finita di niente e userò i BT che ho in giro. Quindi hai detto che mi dai un rig, giusto? Sì, che secondo me è il tuo. Può essere. Sì. DPS ne ho? No. Neanche di questi, neanche di questi. Niente, non ne ho, perfetto. Gli unici privati che conosco sono gli FMJ e gli AMJ. Ma qua su Tarkov, Dio che ce ne sono. Cioè, secondo me dovrebbero togliere un po', ci sono veramente troppi colpi, dai. Cioè,
Il problema è che l'80% non servono a niente perché fanno tutti cagare. Fanno cagare un po' di più, un po' di meno, ma in sostanza fanno cagare. Quindi, boh. Come non essere d'accordo. Secondo me dovrebbero un pochino toglierne. Questo cosa spara? Ah, anche l'RPK spara quelli, ok. Ah, c'ha i BT anche lui. Oh, ma c'è un caricatore. LOL. C'è un caricatore da 60 dentro, taci, va. Che non è Founder Ride, vaffanculo. Va. Oh. Oh, aveva un botto di BT questo, grande. Miei. Moi. Moi, 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 moi. Aspetta. Oh, anche qua degli altri colpi. Ho un sacco di colpi in giro. Voi cosa siete? No, oh, degli altri BT. Bomba. E ti sto portando le cuffie e un rig comunque. Delle cuffie e un rig. Va bene. Le cuffie sono le Razor. Le Kraken 7.1. Molto bene. Oh, il mio K si sta un po' distruggendo. Siamo a 91. Anche meno. L'avete sentito? No. Dio vacca, passato uno con la moto. Era una roba ignobile. No, non si è sentito. Ah, 88 il mio K al momento. Ah, messo benissimo. Io poi se ti inceppi a K, quante madonne che tiro. Ma ne tiro veramente tante, va. No, mi serve qualcosa contro i sanguinamenti che non credo di avere. Okay, guarda Fench che è pieno di armi di merda. Sì, sì, fa troppo ridere. A me manca il Delicious Beef Stew. No, fortunatamente li ho trovati. È pieno di VPO, ma è possibile. Mi manca l'Iskra che in teoria si fa nel night out prima o poi, quindi... Un'arma. Eccola qui. Oddio, Therapist, me la metto sta roba. Tienila tua per piacere. Ma dove stiamo andando? Ma che è sta merda? Perché Schiero mi sta dando un Saiga 9? La ricompensa di una quest? Dove stiamo andando? Guarda, non lo so. Se volete riprovare, Putz. Se no, non lo so. Divertente che... Va bene, andiamo. Cazzo, la metto sta roba anche te proprio, Dio can, basta. E alla fine c'ho di missioni fattibili, ma Woods. Sono poi... senza caricatori. Beh, poi custom. Customs. Customs, io c'ho l'orologio del proprio, sempre sì. Serve la chiave, però... Tutte abbiamo l'orologio. Io sono bloccato dalle chiavi, perché anche quella dell'acqua serve la chiave. Sì, ho capito. Beh, se andiamo a Woods, dai, ci dovrei essere. Ah sì, io non ho altro, perché mi serve un'iscra. L'unica cosa che posso trovare. Ah no, sennò c'è quella di Skier, però vabbè, vi aspetto, oppure me la faccio per i cazzi. Gli va le chiavi, dove cazzo le troviamo? Devo mangiare e bere, Dio d'un Dio, perché mi dimentico sempre queste cose? E non ho né da mangiare né da bere. Ah no, c'è sempre gli MRE, ok. Vabbè, io vengo con l'MP5 di Resciola. MP5? Sì. Non credo di averlo mai visto con un MP5. Boh, quando l'ho ucciso da scavo mi ha dato l'MP5. Ma ci sta, l'ho sempre visto con gli AK soliti. Bene, io sono pronto. Anch'io non vi vedo come sempre. Cioè, in realtà sono senza armor. No, ce l'ho. Non che faccia la differenza. Però.
Patrick Bachman. A Monte Chirurgo mi hanno insegnato a fare le cartucce dell'800. Serve anche l'arma proprio per sparare, però, perché sennò. Quindi Woods. Ma è una roba figa, guarda, cioè, quando ero nell'esercito alla fine mi divertivo, tipo smontare, rimontare armi, fare cose del genere. Poi però sì, una volta uscito da lì non... mai avuto sbattimento di portarlo avanti. C'è uno che si chiama Echo, come quello di LOL. Ho voglia di fare una partita LOL. Ma guarda, in realtà anch'io, quando mi voglio fare una partita LOL, vado a vedere due video di gente che si incazza. Cerco proprio i video, sai, quelli... tipo flame, basta che cerchi, sì, rage o flame o cose del genere. Guarda, guardo 10 minuti di video, mi passa, vado a giocare a LOL. Ti giuro, eh. Ha sempre funzionato per adesso. Perché il tuo cervello ti manda i segnali quelli belli, no, di giocare a LOL. E tipo, e cancella tutti quelli brutti. Tu invece gli ributti dentro a forza quelli brutti. E hanno anche fatto sparare con le repliche. Beh, figo. Oh, si entra subito però. Meno male. Ma che ci sarà un botto di gente a Woods che deve fare quest, perché all'inizio ce n'hai veramente tante. Speriamo di non crepparci di nuovo entro i primi 30 secondi. Non ho preso Penchi. Ah, io c'ho il blisterino, quello da 4, che mi porto dietro in caso di emergenza. Sì, ce l'ho anch'io, me l'ho dimenticato. Tanto all'inizio ho andato anche tipo della vasellina, dell'altra roba. Sì, ce l'ho ancora quello. Oh sì, anch'io lì. Get ready. A voglia, sono pronto. Di fianco a casa in mia morosa c'era un vivaio che 2 mesi fa ho venduto via tutto. Adesso se ci passi davanti senti una roba di erba che la metà basta. No. Ah, ecco perché ho pagato tanto assicurazione. Mi sono detto, boh, è tutta roba che avevo prima già assicurata. E invece c'era il trucco della roba di Piero. Poi in realtà di rig ne ho 300, se li volete ve li do, perché li ho nello stash pieni di roba, quindi se semplicemente metto la roba nello stash e tiro sul rig. Yeah. Guarda, io non fa, adesso c'ho quello dello scarpo, vedo. Cosa stiamo facendo? Non lo so. Vabbè, Jäger ce l'abbiamo sempre. Jäger si riusciamo così. La disperazione. Io cascio di nuovo qua alla casetta di merda. Già. Mi viene il dubbio che le spawn da 3 persone siano poche in sta mappa. Perché siamo sempre qua in fondo. Due PMC davanti a noi. Dove? No, vaffanculo. Sono dei... Dio, guarda, se c'è la live aperta. Se c'è la live aperta, ti voglio far vedere quello lì. Guarda quel... guarda quel cespuglio e dimmi che non è una persona. Ma veramente? Guarda così. Cioè, dimmi che non sono delle persone. Sì, ma chiaramente. È impressionante. E poi mi sono avvicinato e invece ho visto che stava diventando verde. Porca troia. Ma c'era proprio la sagoma, c'avevano la luce che gli passava in mezzo le gambe, c'era... Perfetti erano. Questo l'abbiamo sentito anche noi. Era da Luca. Non so cosa fosse. Cosa? Boh.
Ce ne sembrava la sirena di riserva. Ah, moto. Ah, ok. Motorino. Passiamo da davanti, sotto il roccione. Bello il MP5 silenziato. Spiego. Sì, sì. Non è proprio per sta mappa, però... Mm. Vabbè. Sì, effettivamente non è... Lui per customs. Qua c'è, c'è spawnato qualcuno qua. Ok. Ci vuoi andare a sparare? Cosa? Ho detto che voglia di andare a sparare con la gente là. Andiamo, andiamo. No, beh, facciamo questa, sennò gli prendono. Mi tocca rifare Woods altre 12 volte di fila. No, non passo un cazzo così. Sono lontani lontani questi. Però ci chiamano. Ah, dobbiamo comunque andare là sto giro, quindi non è che abbiamo scelto. A parte che ci chiamano, tre partite, tre volte che sono morto nei primi 30 secondi, quindi... Nulla di nuovo. Sì, sì. Non c'era neanche il buon Sturman. Sturmy boy, Sturmy boy. Ok, facciamo un po' di stamina prima di... attraversare. C'è lo sniper. Sì, ho visto. Ci ha visto, secondo me. Oh, dai, andiamo sotto così non spariamo, che non ci beccano. Sì. E, ovviamente qua sotto c'erano altri 4 scav che ci aspettano. Però vabbè. Stai infartando veramente? Sì, sì, sì. Mm-hmm. Dovremmo esserci. Comunque non ho reworkato i mirini. Adesso lo puoi mettere dove vuoi sul fucile, che te lo dà la stessa distanza. Prima cambiava se lo mettevi davanti o dietro. Infatti è un po' diverso questo, per dire. Leotech boh. Non ricordo come si chiama. È carino. Ma non lo so, ma è sempre fatto cagare onestamente. Ma mi occupa Meta Monitor, si vede un cazzo. Però lo usano tutti. Forse non è questo quello che dico io, perché ce ne sono due o tre diversi che si chiamano praticamente uguali. Ci abbiamo i soldi? Io me li sono portati dietro, sì, io stranamente me li sono ricordati. Sì, sì, sì. Li avevo per tutti, mamma mia.
No, no, io c'ho, se viene 3000 ce l'ho. In teoria sì. Io ho 40.000 dietro. Beh, vabbè, cosa cazzo devi fare? Comprami la tua coppa del nonno, scusa. Ma dai, dentro nella pouch. Vabbè, che ci deve fare, andare a puttana. Boh, non si sa mai, magari qualcuno se lo dimentica, non avevo voglia di farli a dividerli. No. Preso. Ah. Lullo di gioia questo. Buon, per me possiamo levarci delle palle adesso. Sì, andiamo. Io non so dove si va adesso. Andiamo, mi sono spostato un attimo. Questo penso sia Luca perché mi sta montando. Sì, sì, sono io. Immagino. Sono dall'aereo. Sto tornando da voi. Sono qua, questo qua. Sì, sì. Andiamo qua sopra, così Luca estrae, io vado a lootare. Tapiro, fai il cazzo che ti pare. Ok. Io vado da questi. Esattamente dove ci sono gli spari. E tu Luca, se vuoi estrarre più facilmente. Sì. Ma in realtà secondo me quella è abbastanza comoda. Vabbè, comunque sia è sempre giù di qua. È quella vecchia in fondo alla strada, ti ricordi per caso? La macchina? No, perché vuoi andare a... Beh, se vuoi andare alla macchina dobbiamo passare da sti qua che sparano. Ah, no, allora vado in fondo alla strada. Se vuoi levarti dai coglioni vai dritto di qua. Sto cercando... Ah, non c'è più il muro. Boh, vabbè. Perché sennò stavo pensando... No, ma gli sparano là in fondo, guarda, vieni pure qua. Piero, adesso andiamo a lootare il villaggetto qua, c'è almeno io. È lì, è quel cancello lì, guarda. Sì, sì, ho visto. Non dovrebbero essere qua quelli che sparavano. Me la faccio più vicino alla roccia. E poi scendo. Oh Luca, addio. Mm-hmm. Ho fatto la cazzata. Mi sa di sì. Oddio. Ok. Sì, io vado da una lutata perché tanto... Vabbè, anch'io. Siamo qua, c'è sto posticino qua di fianco. Estratto. Qua tra l'altro c'è anche un... uno spawn di roba militare che... Vuol dire che può esserci della roba bella. Si apre, no? Oh, sì. Ah, devo mangiare. Oh, il nastro adesivo bianco, cazzo. Vado a estrarre. Merda. È impossibile da trovare, cioè non ce l'ho fatta. Il primo che trovo, avevo tipo 5 blu. Sta entrando adesso, piano di sopra. Ehi, dei cracker, attenzione. Oh, un'iscra. LOL, ho trovato un'iscra. Oh, non mi serve. Ma sì, invece. Can of steel, lì. No, no, ma è l'ultimo che manca per quella quest. Caddio, cioè. Dove andiamo? Guarda, sai che io ti direi quasi che estraggo. Io vado sto nel bagno. Perché... Sì. Riusciamo ad andare alla macchina? Sì, vabbè, ma sì, dai, andiamo al villaggio. Cioè, in realtà non me ne frega un cazzo. Oh, anche la carta igienica non trovo. E mi serve anche quella. È assurdo, cazzo.
Andiamo alla macchina, quindi devo orientare. Ok, là c'è quel bagaglio lì, quindi di qua. C'è uno di davanti, davanti a te. Non lo vedo. Mi spacco. Sì, 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 è morto, è morto, è morto. Perché te la ridi? Ah, non lo so, ho giocato a Quake per 5 secondi. Cosa vuol dire? Praticamente, allora guarda, aspetta, guarda se me lo fa rifare. Io credo che sia morto in realtà. Sì, sì, sì. Qua, qua. Ok. Allora, aspetta, guarda dove sono. Mi vedi? Sì. A destra, un po' di... Ho saltato qua. È presente quando ti fa slittare sui sassi? Sì. Io che hanno messo tutta... Guarda. Ah, c'è uno qua morto anche, un altro. Ah, è ammazzato quello, quello sotto. Ah, io ho ammazzato quello sopra, allora, ottimo. Ah, ok. Vabbè, fatto sta che mi ha fatto slidare sui sassi, ma tipo lanciato per aria, mentre stavo slidando, ho sparato al tipo e l'ho ammazzato. Grande. Ah, io ho fatto questo qua sopra, allora. Ah, no, no, io ho questo qua sotto. Era l'unico che... mi era accorto... Lasci, della sua presenza. Molto bene. C'è uno zaino che non so cos'ha. Ah, no, scusa, un armory drink che non so cos'ha. Oddio, adesso la metto sta roba io. Già. Bocca, dice uno zaino dentro uno zaino, dentro uno zaino e dentro uno zaino. Molto bene. Hanno cambiato tutti i nomi. I PS dei 762 adesso si chiamano PSGZH. Perché? Oh, grande. Un sacco di roba utile. Della vodka, madonna, questi mi hanno lootato. Ah, due ne avevo uccisi questi, eh? Ah, avevano lootato, beh, questi. Decisamente. Ma sta roba mi interessa, l'uscianca... l'uscianca non so dove infilarmelo. Facciamo così. Dai che voglio l'uscianca, che in realtà non so se costa. Ah no, ma aspetta, non costa niente perché non posso vendere all'asta, Cristo, madonna, è vero. Sono un idiota. Facciamo così. E 3x4 quanto occupa? Ok. Abbiamo sto affare. Ah no, non tiro un cazzo sto coso, scusa. Mi fa schifissimo. Scusa, quanto occupa? 3x4. E allora? Ah, ma perché c'era sta roba dentro? Stupido. Ok. Costerà sta roba? Chi lo sa? Questo c'ha un armored rig di quarto pieno. Ok. Ah niente, io ho lootato quello che riuscivo e mi devo delle palle. Okay. E tu che cammini su di me, vero? Sì, adesso corro. Questo come lo porto via io? Non lo porto via. Trascinandolo. E qua c'è un SPS. No, sono pieno di armi. Vabbè, gli lascio qua tutto. Ma dipende cosa. Ma sono BP questi, no? Aspetta che li tolgo, voilà. Ah, io non ho slot, cioè se c'è roba che costa ovviamente la prendo, ma se c'è roba che costa immagino che la stia prendendo tu, quindi... Esatto, quindi ho tolto tutto il tizio, possiamo andare. Mi sbatterò la minchia. Dovrebbero fare che... Beh, io non so dove devo andare ora. Ah, torniamo dove è andato via Luca. Ah, volevo... niente macchina. Ah,
Boh, come vuoi. No, cioè, un no, po'. No, vabbè, ma sti cazzi, dai. Sì, infatti, sono qua di fianco. Sono un pelino pesante. Anch'io. Me ne sono accorto quando l'hai detto. Bisogna andare giù di qua, no? Sì, tiro una strisciata perché ho usato tutta la stamina come un pirro. Ciao, Max. Dio va, adesso ti faccio vedere la clip di sta roba perché è stata una bomba, cioè... Sì, sì, ma... È assurdo. È che io ho proprio tirato... Sopra, non ho visto quello sotto. No, no, ma anch'io, che ero, cioè... Sono andato tranquillo perché stavo andando praticamente da sotto a quello che c'era sopra per flancarlo. E però mentre ho saltato la roccia, ho iniziato a slidare e ho visto il tipo. Proprio di fronte a me. Chissà che cazzo ha pensato, magari ero completamente desincato, stavo laggando. Ma vuoi sapere una cosa divertente? Eh... Che tu hai detto, ah, l'ho fatto, io sono andato dal tipo che io ho sparato per primo, quindi ti riferisci a lui, roba che per caso era vivo. Sì, sì. Cosa è successo nel frattempo? Di tutto. Di tutto? Cioè, non so quando sei andato via, ma... Quando sono andato in bagno. Non mi ricordo in che punto l'hai detto. Avevi trovato il nastro bianco e stavi andando all'uscita. Ah, ok, ecco. Abbiamo ucciso due persone completamente a random, almeno io. Ho fatto bene. Dispensare schiaffi fa sempre bene, so giusto. Ah, Dio. Oddio, non voglio iniziare a mettere a posto la roba. Cioè, non voglio neanche pensarci. Non voglio... No, non voglio. Ah, ciao, Giacco. Non ho visto il follow. Ciao. Allora prendi in mano il portafoglio. Dio, boh, veramente. No, no, adesso voglio andare a vedere se mi sono sognato sta cosa oppure vado a rivedere la clip di sta roba. Cioè, voglio capire quanto me la sono sognato, perché sul momento è stata molto bella, però magari poi quando la riguardo dico, vabbè, è stata una puttanata. E quindi ero curioso, volevo rivederla. MP133 out of stock. Ok. Giustamente. Dove è stata? Ah, qua. Ma non è sei chiaro il mio gioco. Ah, perché l'avevo schiarito. È vero. Tra l'altro mi hai detto lì di fronte a te che io stavo guardando da un'altra parte. Vero? Ah, non lo fai vedere in stream. Ah, ok. Sì, sì, stavo solo guardando se riuscivo. Sì, 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 guarda, sono qua. Vai. Uno lì davanti a te. Vedi, io stavo andando qua. Ho la macchina, quindi devo orientare. Ok, là c'è. E mi ha detto lì davanti a te. Quindi, dico. C'è uno lì davanti a te. Però io credo dicessi di là, quindi mi sono girato a guardare a caso, poi ho visto te che sparavi. E poi qua sono saltato e qua ha iniziato a slidare il PG. E qua mi sono fatta slidando. Che bomba. Sì, sì, ma a caso. Cioè, guarda, vedi. Per fortuna sono riuscito a mettere i mirini in testa per il primo hit, perché sennò non... Cioè, sì. Come cazzo facevo dopo? Ah, no. Cioè, vedi, qua inizia a slidare il PG. Saltino. Oh! Gli hai fatto tipo tutta la cupoletta. Sì, sì. La tua faccia è bellissima, però, mentre lo fai. Sì, sì. Ecco, si vede esattamente il momento in cui inizio a slidare giù per i sassi. Ho cominciato a soffiare. Sì, sì, qua guarda, dico. Oh! Vabbè, è stato molto divertente ed è andata bene, fortunatamente. E niente, però dobbiamo tornare ai problemi della vita reale. Sì, sono enormi. Io ho tirato fuori un sacco di roba per laid out. Ah, cazzo. Allora, fammi dare gli scra. Generator is ready, attenzione. Tra l'altro tutte le reward delle quest le sto lasciando lì perché c'è. Ma poi questo HMS al 100%? Ma era del player, sì, per forza. O no? Penso di sì. Ma come siamo eccitati adesso a trovare un'arma che è al 100%? Sì, è incredibile, sì, dai. Mamma mia. Oh, comunque fans 0.46, eh? Quindi quando ammazzi della gente è... 0.46? Mi è andata su? A te no? Aspetta. No. E che cazzo ho fatto io per far andare su, scusa? Niente. Non lo so. Io ce l'ho sempre a meno 0.02. Strano. Vabbè.
Vediamo se riesco a costruire qualcosa nella layout, anche se non credo, beh, questo è uno di sicuro. Uno di sicuro. Due fiammiferi servono per il riscaldamento. No, serve, Dio, il dentifricio che ho venduto. Anch'io l'ho venduto, Cristo Dio. Ma ce l'avevo, eh. Ce l'avevo, poi a un certo punto ho deciso di venderlo a casa. Ne avevo due, ne avevo. Me lo ricordo chiaramente. Mi ricordo anche i momenti in cui ho detto non mi servono e li ho venduti. Sta Ma in fermo, buono. anche un metro serve. Ma che cazzo mi serviva il nastro bianco che lo volevo? Non serviva un cazzo. Ora si vede che sono rincoglionito. Non serviva un cazzo di niente. Mi serve. Vaffanculo. Che troia. Serve per il rest space il nastro bianco. È proprio per fare il rest space serve dell'altra roba. E 10.000 rubli. basta. Ah Nastro no, l'ho già bianco. fatto. A posto, stronzo, l'ho già fatto. Allora. Allora l'avevo già trovato, evidentemente, e me l'ho perso sto passaggio. Bene. Sei solo Molto stronzo. bene. Sì. Dio. Stronzo anche lui. Sì, dai, io la mia idea è stupida del cazzo. Cioè? Ho buttato via il caricatore dell'MP5. Ma vabbè. Vabbè, devo comprare. Puttana! Che senso? Da posto? No, cioè, no. Ho tirato una raffica, cioè un caricatore con l'MP5 e ho perso 5 punti di durability. Che colpi avevi, scusa? Ah, perché Epic. è silenziato. I silenziatori adesso fanno così. A posto, Ah, vabbè, ok, io che ieri ho detto va bene. No, no, questo adesso match. te la fai tutta, zio Canco, il silenziatore, l'hai detto. sì, siamo testimoni purtroppo. Cazzo. Ciccio. Cheat. E No, io sto wipe, tutto silenziato. tutta sta roba. Merda, ero contento che avevo quasi svuotato, in realtà c'avevo ancora tipo uno zaino e un rig. Non so dove metterla. Bene, bene, io a sto giro devo tornare a Customs per l'orologio. Ma non abbiamo la chiave. Allora Shoreline, non lo so, per andare a cercare la chiave. Voglio cercare la chiave. Comunque sto SKS che è al 63, Skier me lo compra. Magari c'è un limite, no? Minimo. Anzi, Ah, sicuramente sì. sì. Però appunto 66 a quanto pare va bene. Ma a cosa serve la Green Bat Lithium Battery? Ci fai solo dei trade, se non sbaglio. Per caricare la sigaretta elettronica. Solo perché non ti ho tra le mani, guarda. Poi magari sei alto 2 metri e mi caghi in testa, però. Quanto Diciamo sei che alto, Luca? ti voglio bene, Piero, ma non è che ci voglia poi troppo a cagarti in testa. 1,86. Molto bene. No, Faccio male però, Fabio, eh. Faccio male. no, no, ma poi sa, cioè, conosci Cioè, punti di pressione, quella roba lì, quindi. Esatto, punti di Hokuto, quindi. esatto. Cazzo vuoi fare? Minchia, la tecnica di Hokuto. Vecchio, ciao. Sono disperato, ragazzi, siamo a livello 8. Bisogna arrivare al 20. Madonna, ti voglio vedere a fare Tetris. Guarda come Ah, se. un momento, sto vedendo Sentiamo la come se la peggio roba. gode. Anzi, adesso apro anche la stream e ti guardo fare mentre lo fai. Ma come se la gode? Ma ho finito, mi Perché lui c'ha i spiace. soldi? No. Bastardo. Abbiamo già finito, devo solo trovare un posto. Aspetta, faccio così, così riesco a vendere. No, non ce la faccio. Sì, questo. E boh, mi spiace però vendere l'Armored Rig al quarto, alla fine è figa. Però 36 PVA, dai, se ne frega. Se mi metto lì a dire no, non lo vendo, non si sopravvive, quindi. Quindi facciamo così allora. Tu zainetto, appoggiati qua. E tu M4, torna qua. Ma guarda, avrò una ventina di slot liberi in tutto nel mio stash, siamo perfetti. Non è male, infatti. No, ne ho un sacco.
E purtroppo non sei ironico. Allora, beh, questo è figo. Oh, vabbè, un problema tecnico. Sì, ma sono un coglione. Ma vedi che sono un coglione. Ma sei stupido. Ma dici, allora, io in realtà voglio andare a letto abbastanza presto stasera, non come ieri. Sì, infatti io, boh, se facciamo il giro da scavo, poi io stacco. Sì, perché anch'io, sennò è... Ok. No, più che altro stamattina, grazie a Dio, non dovevo lavorare perché mi sono svegliato a 10 a mezzogiorno scappando una sveglia, quindi... Ah, anch'io ho schippato la mia, ma mi sono svegliato comunque alle 10. Ho fatto colazione alle 10 e un quarto, quindi... No, io avevo la sveglia alle 8 perché ho detto, ma sì, dai, comunque mi metto a pulire casa, faccio quattro cose. Non mi sono ricordato di averla spenta, cioè proprio mi sono svegliato un quarto, mezzogiorno. Ah, ma ho fatto delle missioni io? No. E vado a recuperare da bere mentre aspettiamo. Sì. Tanto mi ha invitato. Ero... Ah, io sì, già... ti ho invitato, manca Luca. Sì, sì. Ho anche già accettato qua, sono sveglio. Sì, sì, vedo. Aspetta, ora mi devi invitare perché mi ha invitato allo stesso tempo. Io non ti vedo. Perfetto. Ti ho visto. Ecco. Allora, stacco anche la live, direi che ormai si è... Quindi, signori, direi che ci sentiamo domani. Adesso mi muto un attimo su Discord. Ci sentiamo domani, perché c'è ancora, perché non si è addormentato. E... boh, non so, domani pomeriggio, adesso vedo. Domani sera, non ho di sicuro. Domattina, domani pomeriggio. Che okay, andiamo avanti qua con... Col nostro Tarkov. Quindi, come sempre, grazie alla compagnia. E buona serata. Fate i bravi. Ci vediamo al prossimo. A te.